Oggi qui c'è una mostra bellissima intitolata Vibrazioni artistiche che si concentra sul tema del silenzio e del rumore. E qui con noi c'è Marco Ciolin, che è uno degli artisti che partecipa alla mostra e che ha fatto lo splendido quadro alle nostre spalle. Marco, qual è stato il tuo percorso artistico? Allora, diciamo che fin dalla terza media ho iniziato a disegnare e ho frequentato il liceo artistico di Busto Paolo Candiani. E diciamo che adesso invece frequento l'Accademia di Brera a Milano, sono al terzo anno di grafica d'arte. Qual è il titolo e come hai realizzato l'opera? Allora, dunque, il titolo è L'urlo silenzioso, che diciamo che può essere una metafora, e ho realizzato l'opera partendo da quattro pannelli di MDF. Di questi quattro pannelli, tre li ho assemblati e uno invece l'ho lasciato staccato. Ho utilizzato acrilici e per invece riempire l'immagine ho usato colori ad acqua. Qual è il significato dell'opera e, per esempio, perché il pannello è staccato? Allora, dunque, il significato dell'opera è inerente al titolo della mostra, ovvero silenzio e rumore. I tre pannelli che ho lasciato attaccati vogliono significare il rumore, mentre il pannello staccato, dove c'è una parte della bocca del mio soggetto, è il silenzio. E per far notare ciò ho usato una pellicola trasparente di Domopak che ho applicato sulla bocca. Posso chiederti se hai qualche artista a cui ti ispiri? Per esempio, già il titolo della tua opera mi evoca L'urlo di Munch. Sì, diciamo, L'urlo di Munch può essere un'opera a cui mi sono ispirato. Un altro artista invece su cui mi sono ispirato per la colorazione, i colori molto, come si può dire, molto freddi, molto brulli, anche un po' sporco, mi sono ispirato a Scheele.